Ciao a tutti, oggi vi faccio un video di come fare un album. Io in questo caso faccio un album per una nascita di una bimba che mi è stato richiesto. E io vi faccio vedere i passaggi principali perché io di molti pezzi ho già preparato tutto in modo da non fare un video molto lungo. E poi qual è la scatola tipo schedario? Io non ve lo faccio vedere qua. Se volete, poi mi mettete nei commenti e vi farò il video solo come fare questa scatola. Allora partiamo. Io per fare questo album ho usato questa collezione qua, che è molto bella. E anche a chi mi ha richiesto questo album è piaciuto molto. Poi metterò sempre in coordinato questi. E devo dire, questa è una carta che mi piace molto, ha molti coordinati uguali. Io adesso ho scelto questi, ma ce ne sono altri. E queste io le ho acquistate da un sito di una ragazza a Ravenna, e il negozio si chiama Il Rifugio delle Artiste. Poi vi metterò il link. Poi io metterò qualche altro abbellimento. Io ho preso queste mollettine qui e ora non ho qui, ho fatto una civetta in pasta di mais, e nella prima pagina, nella copertina, gli metterò anche quella. Ora vi dico i pezzi che ci vogliono. Allora, prima cosa, io ve li dico man mano, non vi sto adesso a elencare quello che è. Io man mano vi dico i pezzi e la misura. Allora, io ho fatto 6 pagine, queste vedete, ho già montato la carta, però adesso vi faccio vedere in due. Poi dentro ho già messo il bioadesivo di dove verrà chiuso. Poi vi dico perché, perché non sono tutti uguali. Vedete, questo l'ho messo per così e questo l'ho messo per così. Poi vi dirò il perché. Quindi di queste ce ne vogliono 6. Io ho fatto 3 con il bioadesivo qui e 3 col bioadesivo in alto. Ora vi faccio vedere come assemblare in queste due e vi faccio vedere. Allora, perché io vi farò mettere un adesivo qua e in un altro qua? Perché voglio mettere le pagine in maniera diversa. Quindi verrà una messa per così, perché questa sarà poi dove andrà rilegato. E quindi lascerò uno spazio in alto. Poi ne voglio lasciare uno con lo spazio di fianco, quindi metterò l'apertura di questo sotto e chiuderò da questa parte qua in alto, in modo che questo sarà verrà messa la rilegatura e questa sarà la parte aperta. Ora vi dico, di questi io ne ho fatti 6 e sono lunghi 42 per 21. 42 è la larghezza per 21. Poi li ho piegati a metà e gli ho fatto la piegatura. Ora assembliamo. Mettiamo le carte in questi quattro. Mi raccomando, se la carta ha un verso, dovete vedere come metterla, perché se questo mettiamo così e facciamo la piegatura in alto, questo che ha un verso lo metteremo per il dritto, in questo modo qui. Io uso il biadesivo, ma poi potete usare anche la colla.
E questa sarà la nostra poi apertura, vediamo. Benissimo, vedete? E così facciamo anche nell'altro. E una volta che ci siamo preparati tutte le nostre pagine, dobbiamo fare l'altro pezzo. Io ho deciso di mettere in ogni pagina anche dei motivi in questo modo. Quindi io ho ritagliato 6 di questi cartoncini qua e li ho fatti lunghi 21 per 8, mi sembra, 21 per 8, e li metteremo in questa parte qua. Farò l'apertura da questa parte qua in modo da poter poi mettere qui metto la rilegatura e qua lo lascio aperto per mettere la nostra tag. E così faccio con tutte le altre. In alcuni, per esempio, ho messo questo tipo di tag in tre. E questa l'ho fatta 21 per, vediamo, per 17, quindi 21 per 17, di cui ho piegato un centimetro, vedete? E la metto in un'altra pagina. Ok, ora abbiamo fatto tutte le pagine, vedete come sono messe, queste verranno aperte così e dopo in alto metterò la tag e qui verrà chiuso nella nostra rilegatura. Questa è fatta così, si apre in alto così. E verrà chiusa qui nella nostra rilegatura e questa qua la tag. E queste sono 6 pagine. Questa è la rilegatura, io l'ho già preparata, adesso vi spiego come l'ho fatta. Ho preso un cartoncino, altezza 21, larghezza, ve lo dico subito, 35. Poi ho fatto la prima piega a 5 mm, a 5 centimetri, scusate. Poi ho lasciato un centimetro e poi ho fatto due pieghe da 1,5 cm, poi 1 cm, due pieghe da 1,5 cm, così per 1, 2, 3, 4, 5, 6 volte. L'ultimo ho lasciato 1 cm e poi 5 cm.